Motocicletta. 52 anni per il divin codino del calcio italiano. Nato a Caldogno il 18 febbraio 1967, Roby Baggio resta ancora oggi uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. 5 le stagioni in riva all'Arno con la maglia della Fiorentina, che lo acquistò con un blitz dell'allora DS Tito Corsi dal Vicenza nell'agosto 85 per la cifra di 2,7 miliardi. L'inizio a Firenze fu tutt'altro che rose e fiori, anzi, il primo infortunio al legamento crociato del ginocchio arrivò a soli 2 giorni dalla firma del contratto e lo costrinse a stare fuori per un anno dai campi di gioco, il secondo, poco tempo dopo, nell'86, questa volta al menisco, a distanza di 6 giorni dal suo esordio in A con la maglia viola. Non dire no, no. Nella stagione 87-88 finalmente il ritorno dalla convalescenza e il ritorno ad indossare pantaloncini e scarpe coi tacchetti, il ritorno da autentica rivelazione del mondo del pallone, perché da quel momento tutti poterono ammirare la genialità tradotta nel gioco del calcio, la sua innata capacità di distinguersi dai suoi simili, di produrre delle giocate al di fuori del normale pensiero di qualsiasi altro giocatore. Da lì gli anni d'oro, il tandem d'attacco con Borgo Gol, Stefano Borgonovo e la nascita della B2, temutissima dalle difese avversarie. Ancora oggi il suo addio a Firenze resta tra i più tumultuosi nella storia del calcio nostrano, un addio che vide il suo passaggio a Torino per giocare con la maglia dell'eterna rivale Juventus. Una continua ascesa personale nell'Olimpo dei campioni dopo la Juve, Milan, Bologna, Inter e Brescia, maglie con le quali ha segnato 205 reti in Serie A, senza contare i 25 gol con la divisa della nazionale azzurra. Roberto Baggio, ovunque abbia giocato, è sempre riuscito a far innamorare tutti, giocatori, allenatori, tifosi ed intere città, anche se come lui stesso ha sempre affermato i colori che ancora oggi porta con maggior affetto nel cuore sono proprio quelli viola. Del resto, indimenticabile quel coro che come un boato si sollevava dalla curva Fiesole, gioca d'incanto, con tocchi di alta scuola, ma chi è quel 10 in maglia viola? We'll be right back.